Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vegliate e pregate, così ci dice Gesù. Ecco il perché di queste veglie nel santuario della Madonna della Pace del Baraccano, da qualche mese a lunedì sera per la pace in Ucraina e nel mondo e per la nostra conversione ad essere operatori di pace. Ascolteremo il profeta Geremia e ascolteremo Gesù. Sentiremo la descrizione di Luciano Gherardi del massacro di Cerpiano a Montesole nel 1944, quelle strazianti 33 ore tra il 29 e il 30 settembre di quell'anno. E sentiremo il commento che ne fa Giuseppe Dossetti, allertandoci circa la sempre incombente tentazione della idolatria estrema, omicida, la chiama Castale. La guerra in Ucraina, la Marzabotto di oggi, così ha detto ieri il nostro vescovo a Marzabotto. Infine, due voci coraggiose, quella di Don Tonino Bello del 1991 e quella di ieri all'Angelus di Papa Francesco, con un appello accorato e drammatico. Un appello al cessate il fuoco immediato e all'avvio di negoziazioni concordate, giuste e stabili. Ringraziamo Monsignor Luigi Bettazzi, familiarmente Don Luigi, per essere qui con noi in questa veglia di preghiera, alla vigilia della solennità di San Petronio, a cui è sempre fedele. Come fare la pace oggi in Europa e nel mondo è la domanda che rivolgiamo a lui, che ha consacrato la vita intera di uomo, di cristiano, di presbitero e di vescovo alla pace di Cristo, Pax Christi. Verso la fine, dopo le risonanze, ci sarà il suo intervento. Ascoltiamo un audio di attualità del telegiornale di questi giorni. Giorni Liman in Donbass è accerchiata, chiusura in una sacca e la ritirata russa sembra questione di ore, se non è addirittura già iniziata, come dimostrerebbero alcuni video diffusi dai social ucraini. E dal campo, dicevamo, arriva la notizia dell'ennesima strage di civili da parte dei russi. Ilario Piagnarelli, si parla di decine di morti. Sì, sono 25, oggi siamo stati testimoni dell'orrore, siamo andati in questo luogo dove tre missili hanno colpito un convoglio umanitario. Quando siamo arrivati ancora c'erano i corpi dentro le macchine, la terra era intrisa
Le 33 ore di Cerpiano, dalle querce di Montesole, di Monsignor Luciano Gherardi. A Cerpiano, quel tragico venerdì 29 settembre, Don Marchioni era atteso per celebrare la Santa Messa nell'oratorio dedicato all'Angelo Custode. Ma la paura più folle aveva invaso tutti, poiché i tedeschi stavano per arrivare. Qualcuno aveva suggerito di nascondersi nel rifugio del bosco, anzi, il grosso della gente vi era già. Ma ecco che si dice essere imprudente lasciare una casa così grande abbandonata. Ci verranno a cercare, ci crederanno tutti i partigiani nascosti e ci uccideranno. Qualcuno resta, ma una cinquantina ritorna indietro seguendo il consiglio di chi ha più autorità e rifugiandosi nella cantina del palazzo, dove abitualmente ci si riparava per le cannonate frequenti. Arrivano i tedeschi. Fanno salire queste 49 persone dalla cantina alla cappella attigua al palazzo. Sono 20 bambini, 2 vecchi quasi invalidi e 27 donne, fra le quali 3 maestre. Chiudono accuratamente le porte e poi comincia il getto fatale delle bombe a mano. Sono le 9 del mattino e 30 vittime sono immolate. Chi può ridire ciò che è passato fra quelle mura nella lunga giornata, nell'ancor più lunga notte e nella penosa mattinata del giorno 30? Feriti che si lamentavano, invocando disperatamente aiuto, bimbi che piangevano, mamme che tentavano di proteggere le creature superstiti. Una donna, Amelia Tossani, voleva fuggire ad ogni costo. Aperta la porticina laterale, è stata da un tedesco di guardia freddata sulla soglia, sicché il suo corpo è rimasto metà dentro e metà fuori, e la notte i maiali randagi ne hanno rosicchiato il capo fra l'orrore di chi, impotente, assisteva a tale spettacolo. Il povero vecchio Pietro Leandri ha sentito una sua mucca muggire. Non ne può più di stare in mezzo ai morti, fra i quali c'è la sposa dell'unico figlio, prigioniero in Germania, e 2 dei nipotini amatissimi. Prende per mano il terzo nipote superstite di 5 anni e sta per uscire. Una raffica. Un uomo e un bimbo sono nell'eternità. Una signora di Bologna, Nina Fraboni Fabris, da poco tempo sfollata lassù, è rimasta ferita gravemente e si lamenta per ore ed ore con alte grida. Un tedesco di guardia, senza cuore, seccato da questo urlare, entra e con un colpo di fucile uccide la disgraziata fra il terrore dei superstiti. Proponiamo alcuni passi dal capitoli 21 e 27 di Geremia, che abbiamo scoperto dopo aver visto un video con il commento di Enzo Bianchi, che ha assimilato la situazione dell'invasione del regno di Giuda da parte dei babilonesi all'invasione dell'Ucraina. Geremia profetizzava dicendo che gli ebrei dovevano sottomettersi e non resistere, chiedendo l'aiuto dell'Egitto. Questa parola fu rivolta a Geremia dal Signore quando il re Sedecia gli mandò il sacerdote Pascur, figlio di Malchia, e Sofonia, figlio di Maasia, per dirgli: «Intercedi per noi presso il Signore, perché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci muove guerra. Forse il Signore compirà a nostro vantaggio qualcuno dei suoi tanti prodigi,
così che egli si allontani da noi. Geremia rispose loro: riferite a Sedecia, così dice il Signore Dio di Israele, alla casa del re di Giuda dirai: ascoltate la parola del Signore, casa di Davide, così dice il Signore, amministrate la giustizia ogni mattina e liberate l'oppresso dalla mano dell'oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla a causa della malvagità delle vostre azioni. Mi dice il Signore: procurati capestri e un giogo e mettili sul tuo collo. Quindi manda un messaggio al re di Edom, al re di Moab, al re degli Ammoniti, ai re di Tiro e al re di Sidone per mezzo dei loro messaggeri venuti a Gerusalemme da Sedecia, re di Giuda. E affida loro questo mandato per i loro signori. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, così parlerete ai vostri signori. Ora consegno tutte quelle regioni in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servo. A lui consegno perfino le bestie selvatiche perché lo servano. La nazione o il regno che non si assoggetterà a lui, Nabucodonosor, re di Babilonia, e che non sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, io li punirò con la spada, la fame e la peste, dice il Signore, finché non li avrò consegnati in suo potere. Voi non date retta ai vostri profeti, né ai vostri indovini, né ai vostri sognatori, né ai vostri maghi, né ai vostri stregoni che vi dicono: non sarete soggetti al re di Babilonia. A Sedecia, re di Giuda, io ho parlato proprio allo stesso modo: piegate il collo al giogo del re di Babilonia, siate soggetti a lui e al suo popolo e conserverete la vita. Parola di Dio. Recitiamo a cori alterni, donne e uomini. Ascolterò cosa dice Dio. Il Signore, egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Don Tonino Bello, dalla trasmissione Samarcanda del 21 febbraio 1991. La guerra tutto può partorire fuorché la pace e la giustizia. Quindi anche quando... Quindi anche quando si saranno ritirati tutti i carri armati, quando tutti i B-52 saranno tornati a casa loro, la pace non arriverà finché non si sarà fatta giustizia. E questo è il problema: la cessazione della guerra non coincide con l'avvento della pace. È tragico che ancora oggi si continui a parlare di categorie preatomiche di guerra. La guerra, se poteva essere tollerata prima del fungo atomico di Hiroshima, se poteva essere tollerata prima del 1945, ora non più, non potrà generare la pace. Ecco perché io sono convinto che tutti quanti noi
ci dovremmo battere in questo momento per l'immediatezza dell'immediata cessazione del fuoco. La pace è sempre il frutto della giustizia, finché ci troviamo in un mondo in cui le ricchezze sono spartite in modo così osceno, con il 30% dell'umanità che gode dell'88% delle ricchezze, finché cioè il 70% dell'umanità che si deve spartire il rimanente 12% delle ricchezze. Finché c'è questa situazione, la pace non potremo averla mai. Dagli scritti di Don Giuseppe Dossetti. Oserei dire che fra le tante stragi, forse la più emblematica è la strage di Cerpiano. Sono 49 persone costrette a radunarsi nell'oratorio dedicato all'angelo custode il 29 settembre, festa di San Michele. 20 bambini, 2 vecchi quasi invalidi, 27 donne, fra le quali 3 maestre e la bidella. 30 persone sono uccise con il lancio di bombe a mano dal di fuori. Le altre, vigilate continuamente da un SS perché non possano uscire, sono costrette a rimanere per più di 30 ore fra i mucchi dei morti. Le SS bivaccano e gozzovigliano ritmando l'orge al suono dell'armonium. A mezzogiorno del 30 settembre un'ultima scarica, cui sopravvivono fingendosi morti Antonietta Benni con 2 bambini, Ferdinando Piretti di 8 anni e Paola Rossi di 6. Questa aveva prima gridato: tutti morti, la mia mamma, la mia zia, la maestra Anita Serra, la mia nonna Rosina e la mia nonna Giovanna, il mio fratellino, tutti morti. È l'eccidio totale dei bimbi e delle nonne. Intanto l'armonium suonato dalla SS accompagna la lunga distillazione del sacrificio. Ma perché siamo a questo punto? Non è possibile trovare alcun perché, se non nella lunga e sistematica preparazione dottrinaria e pratica di questi sacrificatori al loro compito castale. Non è una furia di vendetta, non è un raptus di follia omicida, non è nessuna opera umana o determinismo di forze subumane alterate nei loro meccanismi. È una volontà collettiva posseduta dallo spirito obiettivo. È proprio il caso di applicare il testo di San Paolo:
Voi sapete infatti che quando eravate pagani eravate come trascinati verso gli idoli muti. L'impulso trascinante, nel nostro caso, e particolarmente contro i bimbi, anche piccolissimi, e contro le donne, contro le fonti della vita, nel caso vita ritenuta impura, che debbo essere totalmente escluse per fare spazio all'autentico Lebensbraum. Questi giovani massacratori di bambini e di donne, forse solo qualche anno prima, erano poco più che bimbi educati, anche se cattolici, a recitare preghiera al Redentore del popolo tedesco, e avevano sperimentato l'efficacia in sé del principe di questo secolo nel leggere, nel proclamare e nell'imparare a memoria Mein Kampf, come la loro Bibbia. Bisogna rimeditare tutta la dottrina sugli idoli che nel libro dell'Esodo e nel Deuteronomio, nei Salmi, nel libro della Sapienza e nei Profeti, specialmente in Isaia e Geremia, e soprattutto nel fondamentale capitolo 16 di Ezechiele. La prostituzione idolatrica è di per sé inevitabilmente sempre sanguinaria. La conclusione del libro della Sapienza è formale. Celebrando iniziazioni infanticide o misteri segreti o banchetti orgiastici di strani riti non conservano più pure né vita né nozze. Tutte grande confusione, sangue e omicidio, furto e inganno. L'adorazione di idoli senza nome è principio, causa e fine di ogni male. Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro domenica 2 ottobre 22. L'andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e minaccioso da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarvi l'intera riflessione prima dell'Angelus. Infatti questa terribile e inconcepibile ferita dell'umanità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre più, rischiando di allargarsi. Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi.
Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini e le tante distruzioni che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai. È angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell'Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izium, Zaporizhia e altre località che sono diventate luoghi di sofferenza e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo. Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione? In nome di Dio e in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell'integrità territoriale di ogni paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni. Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un'escalation nucleare fino a temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D'altra parte, addolorato per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l'aria sana della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia. Dopo 7 mesi di ostilità si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La guerra in se stessa è un errore e un orrore. Confidiamo nella misericordia di Dio che può cambiare i cuori e nell'intercessione materna della Regina della Pace, nel momento in cui si eleva la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il suo santuario in tante parti del mondo. E quindi ci siamo resi conto che Gesù ci dà le
la ricetta per non arrivare alla guerra, quindi lo ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 38-47. Avete inteso che fu detto? Occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che ti ho detto? Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Parola del Signore. Gloria a te, Cristo.